Ciao a tutti, bentornati sul canale. Eccoci qua con una nuova ricetta. Questa volta parliamo di crema al burro. Vi faccio vedere come realizzare la crema al burro nera, nerissima. Se la ricetta vi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Vi faccio vedere gli ingredienti per questa ricetta. Allora, naturalmente c'è bisogno della buttercream, ok, qui mi sono sporcata con il colore nero che ci servirà, vabbè. Allora, la buttercream, questa qui è la American buttercream, fatta con la ricetta che trovate qua sul canale, ma questo metodo può essere usato anche per la Swiss meringue buttercream, quindi per la buttercream con la meringa svizzera. Quindi la buttercream alla vaniglia, poi qui c'è il cacao, abbiamo bisogno di questo deep black, nero intenso, e io l'ho trovato su Amazon, vi lascerò il link nel box informazioni a questo prodotto. Qui c'è il cacao normale e un po' di latte, e poi qui il colore alimentare, io uso questo black extra di Sugar Flare. La quantità, diciamo che sono un 50 grammi di questo deep black che è stato setacciato. Qui ho un 30 grammi di cacao senza zucchero, anche questo setacciato, appunto il latte. Allora, la cosa che dobbiamo fare è fare per prima cosa la buttercream al cacao, quindi mettiamo il cacao qui dentro e andiamo a mescolare. E questa è la buttercream al cioccolato, quindi quando volete aromatizzarla al cioccolato basta metterci del cacao e mescolare. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto la nostra crema al burro al cacao e come vedete non è nera. Allora ci andiamo a mettere il nostro cacao dark, anche qua mettiamo un 30 grammi, poi vediamo se ne serve di più, lo andremo ad aggiungere. E siccome il cacao rende la crema al burro più dura, aggiungeremo, mentre giriamo, anche un pochino di latte, 1 o 2 cucchiai. E vedete, a questo punto il colore è tipo grigio, quindi ci possiamo mettere adesso il colorante alimentare, 1 o 2 gocce, questo è tipo pasta, quindi lo vado a sciogliere nel latte e lo metto qui in mezzo. Allora, ho aggiunto qualche goccia, vedete qua, di colorante alimentare con il latte e adesso mescolo ancora e vediamo qual è il risultato. Allora, io sto mescolando così a mano perché la quantità di buttercream che sto facendo è poca, però potete utilizzare tranquillamente anche la macchina, insomma la planetaria con la fiamma. La nostra buttercream a questo punto è pronta. Certo, a vederla non è nera perché è più un colore più grigio, ma non vi preoccupate perché il nero ha questa caratteristica che si sviluppa col tempo, quindi lasciate riposare la vostra buttercream per 2 ore oppure fatela magari il giorno prima e adesso vedrete il cambiamento, perché adesso io lascerò riposare. Naturalmente adesso io la metto in un recipiente e la chiudo con della pellicola perché altrimenti vi si secca e vi fa la crosticina sopra, quindi la pellicola ci vuole. Lasciatela a temperatura ambiente e vedrete che diventerà nerissima. Qua il risultato, vedete, la buttercream è diventata molto nera. Io ho guarnito questa torta, ho fatto questa torta moderna con questa forte line qui, e come vedete il colore si è intensificato. Io poi ci ho spruzzato su un po' di dorato per dare questo effetto così un po' particolare. Sopra ho messo delle sfere fatte di pasta di zucchero e quindi niente, questo è il procedimento per creare la buttercream nera. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate, se avete delle domande scrivetemele pure sotto e cercherò di rispondervi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao!